Johnny Green, napoletano si nasce, pronostici di piazza e Blasting News. Ciao Johnny! Buonasera, buonasera a tutti! Come va? Tutto bene? Spero proprio di sì. Tutto bene, soprattutto dopo il punteggio tennistico. Ecco, diciamo che Roger Federer apprezzerà molto da questo punto di vista. Un 1-7 che non ammette replica contro il Bologna degli azzurri. Clamoroso, direi, povero Bologna, però. Povero Bologna, no, però... Ma non puoi esagerare sui risparmi che i nostri azzurri li hanno avuti a dovere, quindi la bilancia della giustizia vende dal lato di tutto. Eh beh sì, effettivamente, nessuno credo se lo aspettasse un punteggio del genere. E... No, io addirittura pensavo fosse una gara molto 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 più complicata, poi Amtic ha deciso di... la strada dopo 4 minuti, dopo 6 minuti, dopo altri 2 minuti è arrivato il 2-0 e quando dopo 6 minuti stai vincendo 2-0 in trasferta, insomma, è giusto pure che un tifoso si rilassi un po'. Beh, certo, decisamente. Pure dopo il 2-0 non mi sarei mai aspettato un 7-1 finale con due espulsioni per giunta e un rigore parato. Ecco, per tua immensa felicità, ecco la parata il buon Peppino. E no, vabbè, scherzi a parte, è chiaro che poi nell'arco di una stagione il portiere, che è un ruolo fondamentale, e diciamo ne so qualcosa nei miei trascorsi, diciamo, un po' più dilettantistici, ecco, da questo punto di vista, solo che in questo caso, ringraziando il cielo, Reina si sta presentando al meglio per la super sfida, oltre che il Napoli, chiaramente, alla super sfida col Madrid. Ma prima c'è il Genoa. Io queste previsioni non le riesco a fare, non sono e credo che fai bene, assolutamente. Si vedono calciatori che magari in una partita sono delle vere e proprie di Dio, e poi magari per altre 30 partite non riescono ad attaccare un vantaggio. Reina ha fatto una bellissima partita, non per il rigore parato. Un rigore ci può anche calciare male, e sia Donadoni, è vero. Che capiscano un po' di calcio si rendono conto che il rigore di destra era veramente pieno. Solo Caprari ha fatto questo. Vabbè, ma il Pescara ormai è abituata come squadra. E volevo appunto dirti che Reina si è comportato bene grazie a quelle due parate, cioè quella sull'azione che poi ha portato al calcio di rigore e sul tiro che poi ha portato Toro Fini a fare al gol, però lì purtroppo non poteva nulla. Sono state veramente... Io, per quanto non ami molto le pagelle, penso che sia stata una prestazione da 8. Sono d'accordo. Però ti dico pure che a 51 del secondo tempo, più attenti magari l'avranno notato, c'è stata una delle sue classi cruciate. Qualche momento c'è sempre. Un po' quelle da reparto cardiologico, ma è uscito così, senza e non Benzema o Cristiano Ronaldo. Ecco. Però ripeto, adesso non voglio traparlare. È stata un'ottima gara, una volta in pagella, e magari giocasse sempre così. E beh, ce lo auguriamo. Prima del Madrid però c'è appunto il Genoa, però non voglio straparlare neanche io, anche perché appunto qui ci sono degli esperti, delle persone che ti vogliono assolutamente fare. Mauro fa un gesto abbastanza palatale, dice ma aspettate che poi effettivamente no, insomma, a volte no, però dai, io vi voglio enormemente bene, comunque valete tanto, e così come vale tanto la domanda tua, caro Federico. Sì, volevo chiedere innanzitutto, ciao Giovanni, e volevo chiederti come vedi, cioè tu pensi che questa squadra, per il fatto che questo gioco a memoria che è diventato un videogioco, ricordiamolo, sta appassionando tutti. Ecco, adesso come si prospetta? È vero, tutti non abbiamo la sfera magica, ma vedi che la squadra comunque ha raggiunto la quadratura del cerchio, e quindi che insomma possiamo rosicchiare qualche punto alla Juventus, o pensi che comunque è comunque una lotta sempre solo per il secondo posto? Esatto. Ecco, guarda, faccio un piccolo preambolo per rispondere a questa domanda. Ti dico che io oggi ho ricordato su Facebook che il 6 febbraio 1958 il Manchester United subì una gravissima perdita, ci fu un incidente aereo, sì, e morirono 8 sì. giocatori. L'allenatore di quella squadra ha per due volte l'estrema unzione, perché ormai l'hanno dato per morto. Lo
allenatore qualche anno dopo riuscì a formare una squadra non di poco conto, con un certo Best, Bobby Charlton e qualcun altro lì davanti, ecco, un certo Law lì davanti, e andarono a vincere poi la Champions League, i due campionati e tante altre belle cose. Vi dico questo per dirti che cosa? Che nel calcio, nello sport e nella vita servono le motivazioni. Un allenatore che era praticamente morto è riuscito a risorgere dalle ceneri di un disastro e a realizzare il suo sogno. Si è motivato, perché è motivato da qualcosa che si era interrotto. Il Napoli ovviamente non vive nessuna situazione così drammatica, certo, ma ha tutti i mezzi per poter riuscire a sopperire a quelle che possono essere delle mancanze tecniche, di esperienza, di organico, e magari realizzare un sogno che i napoletani ti aspettano. Quindi ti dico, io sono uno di quelli che guarda la Juve e non vuole dipendersi dal Inter. Penso che c'è tempo per rosicchiare 9 punti, c'è tempo per far sì che le cose si facciano ancora più difficili anche per la Juve, e il Napoli dalla sua il divertimento, i giocatori del Napoli si divertono, e quindi quando li vedo felici in mezzo al campo capisco che questa squadra può davvero tutto. L'unica incognita è la tenuta psicologica e, come detto, le motivazioni, e loro certo, ci credono, penso che ce la siamo. Ebbene, mi piace questa ventata di ottimismo, premesso che tu hai dato già praticamente i 3 punti, dai, forse il Crotone non può effettivamente fare questo autentico. No, stai calmo, io tra virgolette ho tifato Inter ieri sera, ma sono sempre stato più convinto che se la Juve deve perdere qualche punto, si perde più contro il Crotone che contro il Diallo. Un'altra cosa, a proposito di Inter, che lui ha messo in mezzo, guarda, in mezzo. Ciao Giovanni, innanzitutto sono Mauro, ciao. Io dico, la parte mia, come giocavo ieri Inter, era una partita 0-0, poteva esserlo perché comunque ci sono state occasioni sia da parte sia dall'altra, anche clamorose nel primo tempo soprattutto. Perciò, sono d'accordo, effettivamente, però dici, il Crotone effettivamente potrebbe, cioè, dici anche inconsciamente, magari sottovalutando più del dovuto questa sfida, la Juve, anche se è difficile, chiaro. Il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Può succedere che Potavec faccia 11 miracoli di vedi, e poi una camera incredibile. Tutto nella stessa partita. Con Diego Lopez appena atterrato e quant'altro, può succedere che la Juve sottovaluta un po' troppo l'avversario, al 90esimo stanno sullo 0-0 e si stampa in colpo a Ginevra. Insomma, io finché non c'è la certezza matematica, penso che uno deve crederci, ma così come faccio questo discorso di Napoli, lo faccio per qualsiasi altra squadra impegnata in qualsiasi competizione. Quindi non voglio porre limiti. Beh, effettivamente voglio pensarla come te, e sottoscrivo anche le virgole di quello che hai detto. Caro Johnny, poi fra l'altro tu prima di salutarti e ringraziarti, col Genoa, diciamo, sarai o comunque dovresti essere allo Stadio San Paolo, ma che match è comunque, a prescindere al di là della presenza o meno, ma che sfida sarà quella contro Simeone e Co? È un match delicato, perché il Genoa viene già dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo, pesante, cioè non è stata una partita, cioè non, io sinceramente non mi aspettavo quel tipo di gara dal Genoa. Il Sassuolo ha sicuramente recuperato qualcosina in termini di giocatori e anche di forza psicologica. Il Genoa, quando i nostri fratelli siano genoani, verranno al San Paolo per fare festeggio. C'è quel ciolino lì davanti che fa troppa paura, e però ti dico pure che il Genoa è la classica squadra due passi, perché da settembre, anzi da agosto a gennaio hanno una rosa, da gennaio in poi no, o meglio quello che rimane. Hanno comprato 6 giocatori e 28, dimmi tu. Quindi rivoluzione a tutti gli effetti in un campionato dove squadre nettamente inferiori, la salvezza ormai quasi matematica, ampissima, non hanno più nulla da a nulla per aspirare, ecco. Quindi Genoa
può rientrare in questo tipo di discorso, ma non è detto che non si facciano un scambetto a San Paolo. Per me, alla vigilia di una partita contro il Real Madrid, insomma, può essere pericoloso. Quindi attenzione anche alla banda di Juric e di Simeone Junior, vedremo cosa accadrà. Beh, è anche la sfida del grande ex Leonardo Pavoletti, vedremo se avrà anche la sua occasione. Perché gioca? Bah, ammesso che giochi, chiaramente, perché poi c'è, credo ci sia un ballottaggio fra lui e Giaccherini. Ecco, sai quali sono i limiti del Napoli? Sono queste trattative, sono spendere. Non ti piace Pavoletti? Io Pavoletti sono da 2 anni che mi dà fantalaggio. Ecco. Gli ha reso male, perciò giustamente non lo consiglio. No, ecco, per questo vedi, fantacalcio porta a questo. No, ma poi ce l'ho pure in due fantacalci su 3 Pavoletti. Cioè, non è che non ci credo, sia chiaro, però ti dico pure che per me non ha senso spendere 15 milioni di euro per prendere un Pavoletti che fino ad oggi ha giocato 101 minuti, quando più tempo passa più minuti è pronto. La soluzione l'hai trovata perché si è inventato un falso 9 che è meraviglioso, quindi ti chiedo, tu hai 15, con un capitano segno di poi, hai 15 milioni di euro, li spendi per prendere un Pavoletti che ti fa la panchina o li spendi per prendere un vice Calaiono Testino? Bella domanda. Tu? Sai, col segno di poi ormai la trattativa è andata. No, effettivamente era già avviata prima ancora delle certezze di Mertens. Esattamente, ciò non toglie. Io ti dico la verità, l'avrei fatto l'acquisto. Non so se proprio Pavoletti, che comunque è un giocatore che a me piace. Però era tra Nesturotti, Kalinic e Pavoletti. Kalinic, il top è Kalinic, però non so se la Fiorentina l'avrebbe dato così a cuor leggero. Ti dico sempre col segno di poi, no? Kalinic, certo. Ormai ci siamo resi. Ha rifiutato un'offerta della Cina, non penso che ABL poteva cacciare un po' più soldi. No. Cali dice toglielo da mezzo. Tra Pavoletti e Nesterotti anch'io punto su Pavoletti, c'è poco da fare. Non ti dico che è sbagliato, ti dico che il limite del Napoli è questa miopia e questa incapacità di fare una programmazione seria e concreta, perché quante squadre oggi come oggi in Italia si possono permettere di spendere 15 milioni di euro per un giocatore che facendo la panchina? Sì, effettivamente è il ragionamento giusto, perché comunque non sappiamo se rimane l'anno prossimo. Io ero molto più, diciamo, feroce nei confronti dell'acquisto di Pavoletti. Poi parlando con una persona mi ha detto: Gianni, tu ti faccio fare un piccolo ragionamento, penso a Luca Toni sostanzialmente non era nessuno e lui è uno che è esploso in tarda età. Cioè, Fiorentina, Mondiale e Bayern Monaco aveva forse pure qualche atleta in più rispetto a Pavoletti, non vorrei sbagliarmi, però più o meno siamo lì. Sì, mi sembra di sì. E quindi io, da un certo punto di vista, sulle doti tecniche e sul potenziale del giocatore mi sono un po' tranquillizzato, anche perché ero convinto che Napoli un terzino, ma pure da 2-3 milioni riuscivano a prendere, insomma, perché non mi sembrava una cosa così difficile da fare. Ma il mercato si chiude e io sulla lista delle uscite ho Tabbiadini 17 milioni più 3 di bonus, Ercaturi 1,5 milioni di euro, poi ho bonus dovuto alla qualificazione in Champions. Ci sono un bel po' di soldini. Che sono entrati, insomma, faccio uno più e dico: cazzo, forse 4-5 milioni di euro per prendere un terzino e andare un po' più tranquilli, affrontare una semifinale di Coppa Italia un po' più tranquillo e non dover vedere Alex Sandro contro Maggio. Penso che era poi tutto su sforzo, insomma. Mamma mia, che brutta scena mi hai presentato davanti. Aiuto, aiuto. La logica da pone quello, effettivamente, è quella di prendere sia l'attaccante che il terzino. Con il segno di poi, quando so che si fa una sola spesa da 15 milioni di euro, si considera l'attaccante e si fa la spesa. Questo è il ragionamento. Ed è un ragionamento che fila, caro Johnny. Poi se non ha giocato 5-1, 10-10 a Bologna, sinceramente a questo punto dubito che lo vedrò contro l'ex squadra venerdì sera. Poi però siamo nelle mani di Sarri, poi effettivamente c'è anche l'istituzione di Calaion che influirà al 100% sul tridente d'attacco. Sicuramente sì. Qualcosa o fa Insigne e Pavoletti Mertens, oppure fa Insigne e Pavoletti. Le soluzioni non mancano da questo punto di vista. Guardi, Giovanni, io approfitto di questo. Pavoletti è
la volete una... Vai e poi ti faccio fare una domanda una dal buon Mauro. La volete una previsione? Vai. Questa è in esclusiva mia e di Carlo, eh. Vai, vai. Buon Carlo Borzacchiello. Secondo noi, non venerdì magari, ma in un futuro prossimo, ci potremmo ritrovare uno tra Zelinski e Rock al posto di Calegnotti. Al posto di Calegnotti, intendo, adattato il ruolo. Io ve la butto là. È un'idea che mi piace e non è così folle, non è così peregrina come, come idea. Sono ancora le cose più di rischi che rock. Sì, però penso di sì. Che potrebbe spuntare qualcosa del genere. Però io Zelinski in questo momento non lo levo dal centrocampo. Mauro, io giusto così, una tua opinione. Adesso rientra Milik in campo, non sarà. Ecco. Poi le gerarchie in campo, le gerarchie variamente di Sarri, quali saranno? Gli fai una bella domanda da un milione ormai, perché c'è questo Mertens, c'è questo insieme. Bravo, avendo un Mertens in insieme comunque... Anche lo stesso Carillon stava facendo tantissime cose nella sua, quando lui è stato assente. Nel momento in cui lui sarà di nuovo in campo, tu cosa pensi? Come saranno le gerarchie di Sarri? Guarda, ti dico, ci sono tre posti in avanti, ma in realtà sono due, perché a Carillon non lo muovono neanche le cannonate. No, cioè, è tra che pure se quella zona di campo gli mettono le mine, Carillon lo vedremo sempre di più. Riduce così a due punti. Per me, se gioca Pavoletti o Milik come prima punta, è necessario un utilizzo di Insigne, perché la visione di gioco e la generosità che ha Insigne non ce l'ha Mertens. È sempre stato così, io mi meraviglio di chi si meraviglia di questo Mertens prima punta, ma Mertens ha sempre avuto quel tipo di caratteristiche per quanto riguarda, ovviamente, non l'altezza, duelli aerei in area di rigore, bensì per l'approccio, cioè lui è uno che dribbla, tira, è difficile. Io penso che se non avesse già segnato, col cavolo che stava quel pallone a Hamsik dopo quel dribbling allucinante contro il Bologna, non gliel'avrebbe mai dato. Io sono convinto che se non avesse già segnato, allora, non l'ha, cioè un po' più egoista. Mertens poi diventa utile come era un tempo per spaccare la partita nel secondo tempo quando magari non la riesce a bloccare, oppure semplicemente non sa dilatare l'Insigne. Quindi ti dico, se ritorna Milik, ritorniamo con Insigne e Milik Calejon, altrimenti sarà determinante la stanchezza e la dei giocatori e la loro posizione. Dipenderà da chi sta meglio, effettivamente. È così. Se poi Insigne non ce la fa più, ma non penso, però per sì. Certo. Certo. Per un qualsiasi motivo ha bisogno di riposo, riusciranno a cambiare tranquillamente. La cosa bella è che finalmente ha il tempo e l'opportunità di maturare in una squadra, poter conoscere i suoi giocatori e capire che non bisogna giocare per forza con un rigido 4-3-3 con un Gabbiadini che non è la prima punta a fare, ma infatti sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori e portarsi a casa comunque delle partite incredibili. Pienamente d'accordo, Johnny, grazie di cuore, ci ritroviamo presto, buon proseguo. Ciao Johnny. Ciao, ciao Giovanni caro.